friggere senza malinconia, friggere sempre con allegria e friggere sempre così giocondo e ancora friggere tutto il mangiar del mondo. Friggere è sempre una virtù, perché la vita è bella e voglio friggere sempre più. Frittanza, Alma TV, Andy Luotto. Trattasi di fritti. Questa cosa piace, va bene. Che fai, mi fermano, dici, hai fatto? E sono contento, sì. Che seguite, dite voi, cioè, dove sta Alma TV? Innanzitutto sulla TV terrestre 65, quindi, perché ci sono belle cose, è una bella realtà. Qui ho dell'olio di girasole che sto portando a 160 gradi. Anche qui ci vuole una frittura dolce, 170 non più, sennò divento una bestia. Ah. Qui sto preparando una bagnomaria. Un bagnomaria. Ci ha questo bowl dentro e andiamo a fare oggi le, mettiti là, le mele fritte. Che questa cosa, come faremo uno zabaglione? Se non vi piace questa cosa qui, sappiate che c'è qualcosa che non va. Telefonate a un medico, a uno psichiatra, dice guarda, non mi piacciono le mele fritte. E lui vi sistema, vi spiegherà perché. La scelta della mela è importantissima. Questa è una mela rossa, è un po' asprigna. Di solito uso le mele anurche, perché sono molto italiane, hanno un sapore. Scegliete voi, quello che vi piace di più, quello che metti, ritrovi come nella cucina. Chi lascia la buccia, chi no. Io che faccio? Lo dico alla 5. Alla 5, io lascio la buccia. Allora, ci vorrebbe il levatorso, che no, non ho. Ho telefonato al signor Alma, che qui c'è proprio, si chiama Alma, perché c'è proprio un signore che si chiama Alma. Non so se è il primo nome di cognome, comunque. Se sì, primo nome, chissà se fa l'onomastico. Ma comunque, io lascio la buccia. Tagliamo la parte sopra. Tagliamo la parte sotto. Che naturalmente, questo non si butta, si usa. Tagliamo delle belle fette. Un centimetro. Ecco, questo è. Quanto ne faccio? Che mi dicono che faccio sempre troppa poca roba. Perché dopo i signori se li mangiano. Ecco qua le nostre belle fette. Col cullo, coltellino piccolo, non avendo un levatorcelo, ce lo leviamo. Che poi non è difficilissimo. Via. Leviamo anche questo. Seguitemi bene che questa cosa qui. Perché qui faremo una pastella. La cosa importante delle pastelle sono le consistenze, a parte quello che ci metti che va benissimo. Qui ci vuole una pastella abbastanza aderente. Ok? Via. Via, fallo meglio, Luotto. È bellissimo che quando fai delle cose in televisione e fai una cosa che non, noi qui in regista ci siamo messi d'accordo prima, che anche le cose che non sono venute bene, lui li mette in onda lo stesso. Allora la gente li vede per strada e dice, che hai fatto lì? Hai sbagliato! Ma va bene, perché in cucina si può anche sbagliare. Ecco qua, ci siamo, queste quattro fette. Allora, fatto questa cosa qui, pulite bene, neanche questo si butta, ci tiene tutto. Facciamo questo subito, prendiamo un pezzo di limone e diamo una passatina da una parte e dall'altra, così non si ossida. Da una parte, basta poco, così. Io penso che quattro fette bastano, da una parte e dall'altra, via. Le mettiamo da parte, le mettiamo qua. Andiamo a fare la nostra pastella. Allora, bowl, cominciamo con gli ingredienti secchi, 200 grammi di farina. Io ne farò un bel po', quello che sto facendo va bene per tutte queste, forse di più, ok? E mettiamo il nostro lievito per dolci, che è una bustina. La setacciamo, perché? Perché viene meglio. Non ci sono malapure. E questo l'abbiamo fatto e lo mettiamo via.
Il lievito l'abbiamo messo, che ci devo mettere? Ah, adesso possiamo mettere i nostri ingredienti non secchi. Un uovo, l'uovo, seguitemi perché è meglio così. Battetelo sopra, sempre su una superficie piatta, viene meglio. Via. Uovo, che il cucchiaio ce l'ho, eccolo qui. Latte, ah no, mettiamo, non mi sono dimenticato prima, non fa niente. Allora, qui la ricetta vorrebbe quella classica, soltanto zucchero. Io qui ho messo zucchero e cannella, perché la mela, quando vede la cannella, dice, oh, guarda che... poi mi vieni a trovare? Sì, io ce la metto già dall'inizio. Uno, due, ok? E latte. Allora, quello che vi ho spiegato prima, importantissimo di questa ricetta qui, è la consistenza. Ok? Deve essere abbastanza densa questa cosa qui. Già la cannella manda su un profumo meraviglioso. Ok? Così è un po' troppo densa, ma... ci stiamo avvicinando moltissimo a quello che deve essere. Ne metto ancora un goccetto. Via. Quello che vi ho spiegato prima, cari signori, questa è una cosa che piace a tutti. Anche qui non ne dovete fare poca, poche fette. No. Fate, io la faccio ancora leggermente più liquida. E basta, l'uotto, basta. Poi voglio fare una cosa che di solito non fa nessuno. Anche questi impasti qui, se li fate riposare un pochettino, non è male. Ci sa, ecco, la consistenza è questa. Così diventerà bella, bella avvolgente. Ok? Questa la mettiamo qui vicino alla frittura. Io poi dopo cambierò questo qui da quello lì, che qui lo so io perché. Qui questo l'ho fatto, questo l'ho fatto. Ah sì, e queste cose che non tutti fanno, ma a me piace. L'ho fatto e sai cosa mi hanno detto? Luotto, ma che ci hai messo? Pure la menta. Perché non la devo mettere? Mi piace, con la mela ci sta benissimo. Benissimo. Una bella... oh. Non tanta, eh? Così basta e avanza. Ecco fatto. Fatene tante di queste. Una bella giratina. Ok, l'acqua sta bollendo, io posso abbassare. Ci siamo. Ah, la consistenza è questa. Lo vedi? Oh, abbassa, lo vuoto. Tanto, no, questo lo puoi... questo poi metto l'olio qui, faccio quello che volevo fare, perché vi spiego benissimo, subito. Deve essere vicino perché va impastellato e messo a friggere. Questo posso abbassare la fiamma, che poi dopo andremo a montare uno zabaglione all'arancio. Qui ci siamo. Come sto? Sto bene? Con i tempi sto giusto? Ci possiamo sentire tra un po'? Questo l'abbiamo fatto, l'ho assaggiato, è buono. Lievito sta facendo il suo lavoro, puliscili. Allora, altra cosa che vi devo dire, sempre, quando lavorate in cucina, dovete sempre, sempre avere vicino una piccola boule per lo sporco e poi per buttare le cose così. Sempre un torcione. Questo, porca miseria, bolle troppo. Oh, basta. No, stai fermo, che dopo devo fare lo zabaglione. Per lo zabaglione ci abbiamo tuorli d'uovo, succo d'arancio e un po' di zucchero sempre con la cannella, che ci siamo. L'arancio per... ah, anche sì, quando dovete fare un piatto per presentare, non portate i piatti così a tavola senza un minimo pensiero di un criterio di presentazione. Sono più belli se li fate... no, adesso cercheremo di fare
senza esagerare, perché tantissimi cuochi adesso, guardate, in televisione fanno queste cose verticalizzate, e dico, ma non mette soggezione a chi mangia, cioè, dove comincio, dove metto la... No, bello una presentazione pure, dove si capiscono gli ingredienti, il più possibile. Questo, vedete, abbiamo messo il limone, non si è ossidato, siamo pronti, questo è quello, deve prendere colore, ci siamo. Ci vediamo tra un po', grazie. Siamo tornati per le nostre mele fritte. Allora, qui dovete essere puliti e precisi, perché la pastella, la cosa deve essere vicini così, come ho messo le cose qui. Vi volevo far vedere una cosuccia. All'inizio, quando ho strofinato il limone sopra la mela per non farla ossidare, guardate qui al centro, no? Dove non è passato il limone, si è inossidato subito. Non fa niente, no? È soltanto per averla più bella. E altre cose importantissime, amici cari, amici belli. La consistenza deve essere questa, ma molti la fanno molto più liquida. A me no, mi piace così. Come vedete qui, il lievito ha cominciato a fare il suo lavoro, così diventerà un po' più... quando la pastella tocca l'olio, è felice. Olio di mais. Temperatura deve essere 160 gradi qui, e non superare i 170. Prendete la cosa. Si fa la prova in questo caso qui. Come facciamo la prova? Io te lo faccio vedere subito. Prendiamo, ecco, io finalmente mi hanno portato i cucchiai. Ok? Vediamo un po'. Ecco, è giusto. Anzi, forse un po' troppo alto, ma no, ci siamo. La temperatura è giusta. Viene subito a galla. La consistenza è giusta. Questo la mettiamo qui. E andiamo a cominciare la nostra frittura. 1, 2, 3 e 4. Ci va! La pastella qui ci va! Sì, quanto ne hai messa? Sei troppo rozzo? No! Vedrete, date retta. È un vecchietto. E questa quando si gonfia diventa bellissima. Via, via. E cominciamo piano piano. Allora, qui, anche qui, fate attenzione, perché non buttate così dentro, no. Prendete con più grazia possibile e sempre lontano da voi, in quella direzione lì. Ne prendiamo un'altra. Sempre in quella direzione, non vicini a voi. Non vicino, vedi come si gonfia bene questa pastella? Guarda che bella. Non vicino. Facciamo alzare un po'. Non vicino a voi. E via. Si sta facendo quello che vi avevo detto, si gonfia. Fa questa, quella è tutta piacevolezza in bocca poi. Mettetene una volta, non mettete tutto, non va bene. Con questa roba qui. Potete friggere anche tantissime altre cose, oppure potete fare anche tipo delle zeppoline, li mettete poi, casomai ne facciamo un po', li mettete a friggere, quando vengono a galla un po' di zucchero e cannella, perché non si butta niente in cucina, assolutamente niente, non si deve. Fammi vedere la forchetta, no, c'è questo. Ok, questi devono fare il lavoro loro, devono prendere un bel colore. Quando sono cotte, cari signori, non dovete avere fretta a mangiarle, perché vi scorticate. Ecco qui, guardate che meraviglia. Non giratele troppo. Devo cuocere. Alma TV, frittanza, che cosa? Questo lo devo levare. E però io lo voglio usare. Dopo, lo metto lì. Dai, cuocetevi, tranquilli. Cominciamo a fare la base per la nostra salsa all'arancio. E uno zabaglione all'arancio. Pulisci questo cotto. Assaggia, è buono. Mi serve un'altra piccola boule
piccolina, se me la portate, perché devo usare solo il tuorlo. Ecco lì che sta arrivando. Grazie. Oh, mi raccomando. Queste stanno una meraviglia. Stanno venendo una meraviglia. Yes! Eccola qua. Non ne faccio tantissimo. E che c'è? No, sta lì. È giusto. Questo è troppo caldo. Allora lo levo. Ce l'avevo. Vuoto, sei un cretino. Allora, facciamolo freddare un po'. Tanto mettiamo l'albume. Vedi, ho sbagliato. Io vi dico di fare una cosa e poi non lo faccio io. Mai rompere l'uovo sul lato. Ma io ce l'ho uno più fredda. Scusa. Vuoto, sei cretino. Uno. E un altro. Dov'è l'uovo? Qua. Due. No. Su superficie piana. Via. Via. Sapete che vi dico? Io ne faccio un po' di più. Perché poi, io lo so, questi che guardano qui. Piace. Oh. Via. Via. Diamo una controllatina alle nostre mele. Il colore deve essere proprio quello che vedete. Ancora pochi minuti. Qui andiamo ad aggiungere a questa cosa qui. Allora, questo è zucchero e cannella. Uno, due e tre. Per ogni tuorlo un cucchiaio. Mettiamo vicino. Questo, se abbiamo tempo, lo facciamo. Se no, no. Ok? Andiamo. Questi sono quasi cotte. Io penso che sono cotte. Madonna, che bello. Dov'è lo buco dello sporco? Sta di là. E questo lo mettiamo qua. Benissimo. Ok. Dai, ruoto. Dove hai preso? Dove l'hai preso? Sei cretino. Eccolo qua. Che io l'avevo detto prima. Mettete tutto vicino. Oh. Qui ci siamo. Il colore è questo, eh? Abbassiamo un po', prendiamo, mettiamo subito già da adesso un goccio di succo d'arancia, cominciamo, tatti fermo lì, cominciamo a montare un po' prima. Questa cosa, ve lo dico amici, è proprio buona, eh? Ci siamo. Ma che buona è sta cosa qui, quella che ha l'acqua che esce fuori, tranquilli. Vi siete rotti, dici ma questo che fa? Che sta montando lo zampaglione, è pronto, basta, lo vuoto, è pronto. Lo prendiamo e lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua, il piatto è qua, dove sei? Lo vuoto, qua. Lo condiamo in due modi diversi. Due fette solo con zucchero e cannella. E ci sta benissimo. Zucchero e cannella. Mettete così
perché siete simpatici, buttate qualche foglia di menta, perché è bella, per far vedere, ricordare che l'abbiamo messo dentro la pastella. Le altre due fette, una e una, due, questo lo leviamo. Dove sei il vuoto? Il cucchiaio, eccolo qua. Allora, c'è una cosa obbligatoria, che proprio bisogna farlo per forza. Bisogna. Devo salutare. Questo, bisogna fare questo. Madonna, quanto è buono. Mamma mia, quanto è buono. Mele fritte, fatele, non fatene poche, fatene parecchie, che sono buone, buone. A Alma TV, Frittanza e Il Vuoto, mele fritte, vi voglio bene, grazie, ciao. Friggere senza malinconia, friggere sempre con allegria, e friggere sempre così giocondo, ancora friggere tutto il mangiar del mondo. Friggere è sempre una virtù, perché la vita è bella e voglio friggere sempre più.